Ciao a tutti, bentornati alla Storia Facile. Negli ultimi anni i prodotti a base vegetale che imitano carne, pesce e prodotti derivati sono aumentati esponenzialmente. Si passa da hamburger, polpette, petto di pollo, crocchette di pesce, formaggi spalmabili, tonno in scatola e tanto altro che mimicano sapore, odore e consistenza del prodotto originario a livelli incredibili. Ha seri studi su carne prodotta in laboratorio partendo da cellule prese da animali viventi, che quindi non vengono macellati, non vengono uccisi. C'è una tale diversità, spinta da un sempre crescente numero di persone interessate a eliminare o ridurre il consumo di carne e pesce dalla propria dieta, che è facile trovarsi smarriti e mettersi sulla difensiva, pensando, ma dopo tutto, gli esseri umani hanno sempre mangiato carne, cosa sta succedendo? Contrariamente a quanto si possa pensare, la dieta a base vegetale non è stata ideata in tempi recenti e neanche negli ultimi secoli. In realtà, nel corso della sua evoluzione, l'essere umano si è prevalentemente nutrito di vegetali. Oggi pensiamo che non sia poi così difficile procurarsi della selvaggina perché diamo per scontato gli strumenti odierni, come le armi da fuoco o la capacità di costruire trappole, ma se escludiamo questi fattori, avvicinare un animale, quel tanto che basta per afferrarlo e poi ucciderlo con i propri mezzi, con quello che si ha, non è affatto una passeggiata, anzi è difficilissimo e a seconda dell'animale di cui stiamo parlando può essere anche molto pericoloso. Infatti i predatori sono dotati di tutta una serie di armi evolutive che noi umani possiamo soltanto sognare. Nella preistoria umani e antenati si cibavano di quello che trovavano, quello che offriva la natura. La dieta era prevalentemente a base di frutta, vegetali, erbe e radici. A un certo punto subentrò anche il consumo di carne, inizialmente costituito da carogne. La caccia attiva rimase a lungo marginale e arrivò soltanto in seguito allo sviluppo di strumenti per squartare la carne e al controllo del fuoco, fondamentale per cuocere la carne e favorirne la digeribilità. Una svolta molto importante fu l'avvento di allevamento e agricoltura, che circa 10.000 anni fa trasformarono lo stile di vita dei nostri antenati da nomadi a stanziali. Costruirono i primi insediamenti, svilupparono società complesse e quasi contemporaneamente arrivarono le prime spinte verso una dieta vegetariana, ispirate da ragioni etiche, filosofiche e religiose, basate sul fatto che non fosse giusto far soffrire gli animali. Questo pensiero prese piede soprattutto nel subcontinente indiano, dove la non violenza e la compassione per tutte le creature è parte fondamentale delle principali religioni e affini che vi si svilupparono: induismo, buddismo e jainismo. Altro aspetto fondamentale era la credenza nella reincarnazione dell'anima, chiamata anche metempsicosi. Secondo la metempsicosi, l'anima si può reincarnare in qualunque essere vivente, quindi uccidendo un animale ci sarebbe il rischio di andare a nutrirsi di un organismo in cui albergava l'anima di una persona, magari una persona cara, deceduta in precedenza. Questo pensiero venne sostenuto anche nella Grecia antica da filosofi come Empedocle, Eraclito di Efeso, diversi studenti di Aristotele e Pitagora. Infatti, prima che venisse coniata la parola vegetariano, chi seguiva una dieta a base vegetale veniva chiamato anche pitagorico. Anche nel mondo romano non mancarono i sostenitori della dieta vegetariana, come i filosofi Seneca e Plutarco, anche se la carne era appannaggio dei ceti più abbienti. Era più diffuso il pesce ed era particolarmente apprezzato il garum, una salsa a base di pesce e relative interiora che venivano fatte fermentare e salate pesantemente per evitarne la decomposizione. Costosissimo, era accessibile soltanto ai ricchi. Gli alimenti vegetali invece formavano la base della dieta di moltissime persone, compresi i gladiatori, che secondo resoconti dell'epoca confermati da analisi e studi effettuate su ossa, denti e feci, seguivano una dieta basata principalmente su legumi, verdure verdi e cereali come l'orzo, tanto che erano chiamati ordeari, ossia mangiatori di orzo, e per riprendersi dagli sforzi erano soliti bere una bevanda rinvigorente che conteneva cenere di legna, che per quanto ci possa sembrare strano, conferiva importanti elementi come potassio e calcio. Con l'avvento del cristianesimo in Europa, seguire una dieta vegetariana in certi casi poteva essere addirittura pericoloso, perché poteva essere indice di eresia.
Ad esempio, i membri della Chiesa Katara, dichiarata eretica dalla Chiesa e perseguitata per secoli, che si diffuse in diverse zone d'Europa tra il X e il XIV secolo, evitavano di mangiare carne e prodotti animali in genere non tanto per compassione verso gli animali, ma perché li consideravano creature del demonio. E si poteva finire nel mirino dell'Inquisizione anche se non si mangiavano certi tipi di carne, come il maiale, il che poteva indicare che si aderiva ad altre fedi. Di conseguenza non ci furono molte voci a favore del vegetarianismo. Una di queste fu quella di Leonardo da Vinci, che affermava: "Verrà il giorno in cui giudicheremo il mangiare animali come giudichiamo il mangiare i nostri simili. Cannibalismo." Comunque per secoli il largo consumo di carne rimase appannaggio di nobili e regnanti, che detenevano la proprietà di boschi e foreste in cui solo loro avevano diritto di caccia. Se un estraneo veniva sorpreso a cacciare in quegli stessi luoghi, poteva andare incontro a pene molto severe. Fu verso la fine del 1700 che iniziarono a vedersi le motivazioni salutistiche della dieta vegetariana, appoggiate anche dai medici, ispirati dal mito del buon selvaggio che vive in completa armonia con la natura. Tuttavia, con l'avvento dell'era industriale, il vento cambiò nuovamente. Molte persone si spostarono dalle campagne alle città e aumentò la richiesta di prodotti che si potessero produrre, trasportare e consumare velocemente. E nel corso dell'Ottocento si ufficializzarono i primi movimenti vegetariani. Il 30 settembre 1847 a Ramsgate, in Inghilterra, venne creata la prima associazione vegetariana del mondo, la Vegetarian Society. Qui vediamo alcuni membri riuniti nel corso di una visita di Gandhi, anche lui vegetariano, nel 1931, che nei decenni successivi fu di ispirazione per la creazione di altre associazioni in Europa. Nel 1867 arrivò in Germania, a fine 800 in Francia e a metà 900 in Italia. Oggi si fa presto a dire vegetariano, ma ci sono tantissime sottocategorie e classificazioni, come il lattovegetarianismo o ovovegetarianismo, che sono diete vegetariane che escludono rispettivamente uova e prodotti caseari. Il veganismo, che esclude tutti i prodotti di origine animale, anche quelli indiretti, quindi oltre a carne e pesce, anche prodotti caseari, uova, miele. Il fruttarismo, che si concentra più sulla frutta. Il crudismo, che punta a alimenti vegetali crudi oppure cotti ma non oltre una certa temperatura. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, anche tra chi mangia carne. C'è ad esempio il pescetarianismo, che è una dieta fondamentalmente vegetariana ma che ammette il pesce. Il pollotarianismo, che fa la stessa cosa con il pollo. Addirittura anch'io, che ho una dieta prevalentemente vegetariana senza seguire un particolare schema, semplicemente mangio poca carne, magari in certi periodi di più, come durante le festività di fine anno, in altri la elimino totalmente o quasi, pesce ancor meno, che non mi piace neanche particolarmente. Insomma, pensavo di non rientrare in nessuna categoria. Invece poi ho scoperto che potrei rientrare tra i flexitariani, che sono quelli che appunto semplicemente mangiano poca carne, senza specificarne bene la quantità, oppure i falso vegetariani, se il consumo di carne è incentrato nel weekend. Però sinceramente a me questa mania di dover etichettare sempre tutto per forza mi è sempre stata abbastanza stretta, non ci vedo un gran senso. E se mangiassi carne ogni 2 weekend o una volta al mese sarei sempre un flexitariano, però al pari di altri flexitariani che ne mangiano più di me, o dovremmo fare una nuova classificazione come il, non so, il mensilgetariano? That's why I'm a vegetarian. Well, that's a start. I was thinking of going vegan. I'm a level 5 vegan. I won't eat anything that casts a shadow. Wow. Classificazioni a parte, purtroppo, come è successo anche in altri ambiti negli ultimi anni, si può notare come c'è stato un calo del dialogo e un aumento della polarizzazione, in pratica la suddivisione di persone in diversi gruppi che si sentono tutti detentori della verità assoluta e non sono disposti ad ascoltare gli altri. E quando non si ascolta, si litiga. In questo caso non è raro trovare, ad esempio, vegani che danno addosso a chi mangia anche soltanto un petto di pollo al mese, dandogli del mangiacadaveri e dell'assassino, o persone che mangiano carne, che prendono in giro vegetariani, vegani, chiunque segue una dieta vegetariana in genere. Ma questo atteggiamento intanto non ci porta da nessuna parte, perché se si litiga e ci si dà contro e basta, non si risolve nulla. Ma non permette neanche di affrontare quello che è il nocciolo di ogni dibattito, cioè creare consapevolezza mediante la condivisione di informazioni. Nella sostanza, imparare qualcosa. Poi
Può benissimo capitare di parlare con una persona che parte dicendo che non rinuncerebbe mai alla sua bistecca quotidiana per partito preso perché deve essere così e basta, che se solo avesse certe informazioni, che al momento non ha, potrebbe portarla a vedere la cosa da un altro punto di vista e riflettere. Anch'io ho seguito un percorso simile fino a 7-8 anni fa, mangiavo carne e pesce, non dico tutti i giorni, ma comunque senza tante preoccupazioni. La questione etica sì, la conoscevo e un po' mi dava da fare. Ma comunque non mi ha mai fermato. Poi ho deciso, per altri motivi, che ho conosciuto poi in seguito e che tra poco vedremo, di ridurre il consumo di carne. Questo creare consapevolezza è molto importante perché oltre alle motivazioni etiche e religiose, di cui abbiamo già parlato e che sono questioni soggettive, su cui c'è ben poco da discutere, oggi abbiamo almeno due motivazioni in più per considerare una dieta più povera di carne: la salute e l'ambiente. Il fatto che una dieta ricca di carne non è salutare è noto almeno dal 1700, tanto che la gotta, una malattia metabolica che colpisce spesso gli arti inferiori e tramite il deposito di cristalli di acido urico crea dei dolori lancinanti a un livello tale che può diventare insopportabile anche soltanto la pressione causata da un lenzuolo appoggiato sulla zona infiammata, questa immagine rende bene l'idea, è causata da diversi fattori, tra questi una dieta ricca di carne e alcolici. Infatti, secoli addietro colpiva soltanto quelle persone che avevano un facile accesso a grandi quantità di alcolici e carne, cioè nobili e regnanti, ed era per questo chiamata il re delle malattie e la malattia dei re. Oggi abbiamo molte conoscenze in più ed è stato confermato da diversi studi che anche se nessuna patologia è collegabile esclusivamente al consumo di carne rossa, seguire una dieta ricca di carni rosse e lavorate come salumi, insaccati, affumicati, würstel, carne in scatola, eccetera, comporta un maggior rischio di sviluppare diabete, problemi cardiovascolari, infarto, obesità e cancro, in particolare dell'apparato gastrointestinale, come al colon retto e allo stomaco. Comunque si può consumare carne in modo moderato, in particolare quella rossa, senza particolari problemi. Ben diversa è la questione ambientale. Come dicevo, per molto tempo il consumo di carne non è stato molto elevato perché era difficilmente accessibile o anche pericolosa da procurare. In seguito, per via di privilegi o prezzi, era accessibile solo a pochi. Anche per i nostri nonni la carne era il pasto della domenica, si mangiava raramente. Ma dalla seconda metà del Novecento, con lo sviluppo di allevamenti intensivi e metodi di produzione ad alta intensità, il mercato è stato inondato di carne, il cui prezzo di conseguenza è man mano calato fino ad arrivare alla portata di tutti. Quindi il consumo è esploso fino ad arrivare a livelli davvero esagerati. Oggi tra i paesi che consumano più carne si trovano Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Brasile, con quantità che superano i 100-120 kg annui pro capite. E per soddisfare questo consumo viene utilizzato tantissimo terreno, direttamente per far spazio agli animali o indirettamente per coltivare quei vegetali di cui si nutrono. Alla ricerca di costi sempre più bassi, diverse multinazionali hanno spostato la produzione in America Latina, dove la foresta amazzonica viene abbattuta anno dopo anno per far spazio a questa industria. Anche il consumo d'acqua tra produzione, irrigazione e abbeveramento è davvero insostenibile, tanto che, per dare un dato esemplificativo, secondo diversi studi, per produrre un hamburger di carne da 150 grammi sono necessari circa 2.400 litri d'acqua. Anche la pesca, che spesso viene messa in secondo piano, ormai non è più sostenibile. Le attrezzature moderne permettono di pescare enormi quantità di pesce, uccidendo nel processo tantissimi altri animali che non sono oggetto della pesca. Ampie zone degli oceani sono state pescate oltre ogni limite e i danni causati da reti e attrezzature abbandonate sono terribili e a lungo termine. Quindi, dobbiamo diventare tutti vegani? Beh, questo aspetto è ancora in fase di studio. Sicuramente ci sarebbero degli effetti benefici immediati, si libererebbe tantissimo terreno che potrebbe essere destinato a coltivazioni di vegetali per nutrire le persone o anche essere abbandonato perché lo riprenda la natura, perché per sostenere delle diete a base vegetali serve molto meno terreno e molte meno risorse come l'acqua di quello necessario per sostenere invece
una dieta che comprenda molta carne per, come abbiamo visto prima, nutrire, abbeverare, mantenere tutti gli animali d'allevamento che esistono oggi. La questione è ancora dibattuta perché, al di là dei probabili effetti benefici a breve termine, siccome siamo 8 miliardi su questo pianeta, come ho avuto modo di dire anche nel video dedicato alla storia dell'automobile, non c'è una soluzione che, come una bacchetta magica, ci risolve un problema e ci rende contemporaneamente tutti felici. È più probabile che servano una pluralità di soluzioni. Un tassello fondamentale, davvero importantissimo, è non sprecare il cibo. Secondo uno studio dell'Unione Europea, un ammontare compreso tra un terzo e addirittura la metà di tutto il cibo che viene prodotto a livello mondiale non viene consumato, va sprecato, magari perché scade, quindi va buttato, per un motivo o per l'altro comunque viene sprecato. Si tratta di milioni e milioni di tonnellate di cibo che vanno buttati ed è uno spreco davvero enorme e inaccettabile. Altri tasselli molto importanti sono il comprare il più possibile a chilometro zero, sia che si tratti di carne, sia che si tratti di vegetali. Quindi direttamente dal produttore, cosa che solitamente consente anche di risparmiare, e se non eliminare, quantomeno ridurre il consumo di carne, che per sfatare un luogo comune, ad esempio, ma se non mangi carne o pesce, a che cosa mangi? No? Come se non rimanesse più nulla, non è assolutamente vero, anzi, ridurre un componente della propria dieta permette di scoprire un intero mondo di possibilità che prima non, di cui prima non si aveva magari idea. Tra l'altro, seguire una dieta prevalentemente vegetariana non comporta grandi sacrifici, in realtà non è particolarmente difficile, soprattutto per chi, come chi vive in Italia, può seguire tranquillamente la dieta mediterranea, che oltre ad essere patrimonio immateriale dell'umanità, prevede un consumo limitato di carne e pesce, preferendo invece carboidrati, legumi, vegetali e frutta. E in generale, per sfatare un altro mito del tipo ma dove le prendi le proteine? Una dieta a base vegetale può fornire tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno, comprese le proteine, di cui sono ricchissimi i legumi come fagioli, lenticchie, ceci, fave, soia e prodotti lavorati come i famosi e spesso oggetto di scherno tofu, tempeh e seitan. Per fare un esempio banale e scherzoso, non mi sembra che lo strongman vegano Patrick Baboumian o il gorilla, uno degli animali più geneticamente vicini a noi, che si nutre di foglie, erbe, radici, arrivano a 200 kg di peso e hanno una forza terrificante, abbiano problemi ad assumere le loro proteine. Anche l'omega 3, che spesso si dice che si trova soltanto nel pesce, quindi è impossibile rinunciare al pesce, in realtà si trova anche nella frutta secca, nelle noci, nei semi di chia e di lino e nei relativi oli. Tra l'altro, rinunciando al pesce, è probabile che si rinunci anche a una buona dose di plastica, ne parlo nel video dedicato alla plastica, a cui vi rimando. Un'unica voce fuori dal coro, la famigerata vitamina B12, che viene spesso sbandierata come l'unico elemento che si può acquisire esclusivamente dalle proteine animali e quindi come l'impossibilità a seguire una dieta vegetariana. La vitamina B12, però, per quanto sia importantissima per l'organismo, non viene prodotta dagli animali, ma da dei microrganismi che vivono nel suolo, nelle radici delle piante. Gli animali, pascolando, mangiando, vi entrano in contatto e così entra nella catena alimentare. I nostri antenati avevano una vita molto più a contatto con il terreno, con i vegetali non lavati, con l'acqua non depurata ed entravano naturalmente in contatto con la vitamina B12. Anche questo aspetto è ancora dibattuto, ma è opinione comune che il nostro allontanarci da questo stile di vita ci abbia senz'altro aiutato in tanti aspetti, che è quello igienico per dirne uno, ma d'altra parte ci abbia anche precluso molte vie d'accesso alla vitamina B12. E lo stesso vale per gli animali d'allevamento, che spesso vengono allevati in contesti ben poco naturali e loro stessi non riescono ad acquisire la vitamina se non sotto forma di integratore. Quindi non è affatto scontato che mangiando carne automaticamente non si abbiano problemi di vitamina B12. Conosco persone che non dico che mangino carne a colazione, pranzo e cena, ma non hanno particolari limitazioni, eppure sono carenti di B12. Quindi che si segua una dieta vegetariana o meno, dato che è una vitamina molto importante, ma fortunatamente non ne serve tanta all'organismo, si può considerare di fare degli esami specifici ed eventualmente prendere degli integratori che sono in vendita libera in tante forme, dalle pastiglie alle gocce.
Un modo per approcciarsi alla riduzione del consumo di carne è anche quello di alternarla ai prodotti che ho menzionato all'inizio del video, anche se consiglio di andarci con calma perché, a parte il fatto che in svariati casi non costano poco, ma a parte quello sono comunque prodotti industriali altamente lavorati che possono essere anche molto grassi, quindi probabilmente mangiarli tutti i giorni non è proprio il massimo. Piuttosto, se avete dei dubbi, rivolgetevi ad un nutrizionista specializzato in diete a base vegetale, evitando invece i consigli di fenomeni alla Brian Johnson, detto Liver King o re del fegato, che ha avuto una certa notorietà seguendo una dieta a base di carne, in particolare fegato, da cui il nome, cruda, sostenendo che era così che una volta mangiavano i nostri antenati, che quindi fosse il modo più naturale di nutrirsi e che grazie a questa dieta e chiaramente a regolare esercizio fisico, ma senza l'aiuto di nessun tipo di supplemento, steroidi e quant'altro, abbia ottenuto questo fisico. In realtà questa persona era chiaramente sotto steroidi, non che ci volesse un grande osservatore e alla fine l'ha dovuto ammettere. Tra l'altro, uno dei più grandi traguardi della storia dell'umanità è stato quello di controllare il fuoco, che, come dicevo all'inizio di questo video, tra le varie cose ha permesso di cuocere la carne per renderla più digeribile. Quindi condividete informazioni su qualunque tipo di dieta, confrontandovi senza timori o pregiudizi, senza risultare pesanti perché altrimenti non fate che allontanare le persone dal vostro punto di vista invece che avvicinarle, insomma evitando figure alla Conor McGregor, che nel 2017 ha sponsorizzato la sua dieta a base di carne tutto il giorno, tutti i giorni, in preparazione ad un incontro con lo sfidante Nate Diaz, vegano, che ora va bene che lo sfottò fa parte dello spettacolo, ma è arrivato a dirgli cose del tipo: tu mangi erba, quindi sei una gazzella, io mangio carne, sono un leone, ti sbranerò, e poi alla fine ha perso. But I've hunted him down. I stalked him like my prey. And now I have him. On Saturday night, I will eat his carcass in front of his little gazelle friends, and they can do absolutely nothing. Anche perché il futuro potrebbe riservarci diverse particolarità. Una delle cose di cui si parla spesso è l'inserimento di insetti nella dieta. Ora, a parte che sono ricchissimi di proteine e il loro allevamento porterebbe via molto meno spazio e risorse rispetto a quello necessario per maiali, mucche, polli e quant'altro, vengono consumati abitualmente in tanti paesi del mondo, però è comprensibile un certo blocco psicologico, insomma, non sono certo belli da vedere, possono non risultare proprio appetibili. Però questo è uno di quei casi in cui più che mai il libro non va giudicato dalla copertina, perché se ci pensiamo un attimo, anche gamberi, aragoste, astici, crostacei in genere, così come le cozze e le vongole, non sono certo belli da vedere, eppure sono buonissimi. Io personalmente non ho ancora mangiato insetti perché non ne ho avuto la possibilità, ma ne approfitterò appena si presenterà. Intanto grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!